Si è fatta improvvisamente complicata la gara che attende questa sera l'AFP Giovinazzo sulla pista di Prato. All'uscita del calendario, quella della nona giornata sembrava essere la trasferta più abbordabile in assoluto, ma i responsi dell'ultima settimana non fanno stare poi così tranquilli. Anzi, per i biancoverdi si tratta del sesto incontro lontano da casa, secondo consecutivo dopo la sconfitta contro il Pieve. Ferma a quota 6, la FP dovrà respingere le velleità di aggancio dei toscani, che pur affrontando il torneo con il blocco dell'Under 20 sono riusciti a centrare la prima vittoria nell'ultimo turno ai danni del Bassano. Una partita ostica, insomma, fra le difficoltà proprie del match e il crescente entusiasmo degli avversari. Ad appesantire la situazione non le buone condizioni di Guy Benetz, a scartamento ridotto dopo l'infortunio muscolare di Capitan De Palma, acciaccato alla schiena oltre all'influenzato D'Agostino. Attenuanti queste ultime, di cui il Giovinazzo non potrà certo curarsi, perché la vittoria è l'unico risultato possibile per rilanciarsi in classifica.